Diamo il buon pomeriggio ad Achille Serra, ex prefetto di Roma, Palermo e Firenze, una vita in polizia. Serra arrestato, facciamo un nome su tutti, Renato Vallanzasca. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori. È stato prefetto di Roma dal 2003 al 2007, dunque tante volte si è occupato di ordine pubblico proprio legato alle partite di calcio. Penso al derby sospeso, a Roma-Manchester, solo per fare due esempi. È così difficile organizzare l'ordine pubblico per una partita di calcio con ovviamente tante persone e in quegli anni che non sono, diciamo, gli anni... Non tutte le partite, organizzare tutte le partite non è sempre lo stesso livello di pericolo, assolutamente no. Ci sono delle tifoserie che vengono da fuori e che sono pacifiche, ci sono delle tifoserie che sono, ha rifatto riferimento al Manchester, vennero qui, si ubriacarono, cominciarono a tirare sediolini contro i tifosi della Roma, cominciarono a tirare sediolini e bottiglie contro la polizia. Ricordo che Blair, che era allora il presidente, difese questi sciagurati. Fu una protesta del governo britannico. Governo britannico. Solo il povero Achille Serra andò su Canale 5 e disse: ma che state dicendo? Che state dicendo? Le cose sono andate così, così e così. Ma poi difendere il Manchester, c'ha delle tifoserie che vanno fuori dall'Inghilterra, perché in Inghilterra non si permettono più. In Inghilterra c'è tutta un'altra giustizia, un altro modo di comportarsi. Loro hanno inventato la violenza, loro l'hanno vinta. E io solo andai a difendere le forze dell'ordine e la tifoseria romanista, che veramente in quella cosa non entrava nulla. Senta, dottore, venendo alle problematiche che insomma hanno riguardato il nostro paese, hanno riguardato nel senso che questi sono anni un po' più tranquilli dal punto di vista dell'ordine, certo, dell'ordine pubblico, perché in quegli anni è stato così difficile arginare il fenomeno della violenza da stadio? Cioè, l'impressione, e non so se lei la condivide, è che a fronte di episodi di violenza con protagonisti centinaia di teppisti, poi gli arresti e l'individuazione dei colpevoli era molto complicata. Vede, perché? La motivazione della violenza negli stati è molteplice. Dipende dalla rabbia che talvolta si ha durante la settimana, manca il lavoro, mancano le strutture, mancano i punti di riferimento, soprattutto per i giovani nelle periferie, manca un'istruzione che avvezzi alla legalità, manca il rapporto tra la famiglia e la scuola. Ma ci sono state, e allora, delle carenze anche da parte dello Stato? Ma ci sono delle carenze da parte dello Stato, certamente, che ha sottovalutato in alcuni anni questo fenomeno. Poi la situazione è mutata. Non è mutato il rapporto tra famiglia e scuola, anzi direi che è peggiorato. Non è mutato il fatto del lavoro, anzi direi che è peggiorato. Però lo Stato ha messo in campo delle precauzioni diverse. Il problema è che quando uno poi che ha usato violenza viene arrestato, sarebbe bene che poi rimanesse in carcere se condannato. Quindi c'è stato, possiamo dire, no, una responsabilità da parte, diciamo, dello Stato come sistema nell'arginare quello che è stato veramente in alcuni anni una piaga. Oggi la situazione assolutamente è completamente diversa. Per fortuna ci sono dei focolai di violenza, ma sono circoscritti e limitati. Ecco, l'errore sarebbe dare troppo risalto a qualche episodio. Vede, quello che succede a Roma ha un risalto purtroppo a livello europeo. Io ricordo, ma lo dico con che io vivo tra Roma e Milano, lo dico con assoluta serenità, ricordo che fu buttato un motorino dalle curve di San Siro. Se ne parlò un giorno e mezzo, il fatto di due sciagurati fosse successo a Roma, se ne sarebbe parlato per un anno intero, e questo penalizza Roma. Anche se, prefetto, non possiamo, diciamo, dimenticare di sottolineare che magari in occasione, ad esempio, della finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina, in occasione della trasferta dei tifosi olandesi a Roma, tifosi del Feyenoord, sicuramente si potevano utilizzare delle accortezze diverse, solo per fare riferimento a dei fatti tragici accaduti ultimamente nella nostra città. È evidente che ci sono state delle lacune in quelle circostanze.
Ecco, però quando c'è troppa polizia, troppi carabinieri, e allora ci si lamenta perché ci sono troppi carabinieri. E quando poi succedono queste cose, io credo che è molto difficile per le forze dell'ordine stare sempre e comunque presenti. È sempre difficile. Non si vogliono le forze dell'ordine. Quando poi succedono i fatti, perché non c'erano le forze dell'ordine? Con questo non giustifico. Se c'è un omicidio come terribile come quello che c'è stato, evidentemente qualche carenza c'era. Senta, le faccio due domande molto veloci. Lei è favorevole o contrario alle barriere in curva? Io sono... oggi sono assolutamente contrario. Dico molto velocemente, io ordinai che venissero fatte le scale, perché se qualcuno si sentiva male doveva poter andare via subito, doveva poter essere prelevato e portato via subito. Le barriere le hanno messe, io ormai non ero più prefetto, si è provato e si è straprovato che a Roma nello stadio non succede più niente, i tifosi della curva sono andati sia pure senza bandiere. Ora io sono personalmente convinto che sarebbe ora di toglierle. Quindi lei è favorevole a togliere le barriere. Senta, un'altra domanda, l'ultima che le voglio fare, è possibile che nel 2016, siamo quasi nel 2017, per colpa di qualcuno rischino di pagare tutti? Questo come è spesso... assurdo, questo è assurdo. E addirittura le società per responsabilità oggettiva. Io non credo alla responsabilità oggettiva, è un fatto che ormai è fuori tempo, a mio avviso. Io ero a Bergamo e ho visto delle scene che veramente mi hanno lasciato sconcertato, perché al gol della Roma sono piovuti nel campo da parte della curva dove erano alcuni tifosi, dei bomboloni, come si chiamano, e questo al gol della Roma, e fuori è successo quello che è successo. Ora fatto di 50 persone sconsiderate, perché tali sono, non può far pagare a migliaia e migliaia di persone che sono tifosi seri. Questo penso che è un messaggio, no, che possiamo assolutamente rivolgere a chi ci ascolta. È ingiusto che poi paghino anche chi, certo, che non ha responsabilità. Grazie all'ex prefetto di Roma Achille Serra, è tutto, buon ascolto con Tele Radio Stereo.